adesso il dottor Giuseppe De Pascale vuole porgere appunto i suoi saluti. Il dottore lo ricorderemo insomma un po' tutti con affetto, è stato un medico condotto dal 1951 al 95 se non erro. Sempre cordiale, amato da tutti e attaccato al nostro amato paese. Di lui ricordiamo, anzi ricordo in particolar modo, il sorriso che ha sempre saputo elargire a tutti e che lo ha caratterizzato. Accogliamolo con un applauso. Amici di Buenos Aires, signore del comitato organizzatore, solo poche parole per l'occorrenza. Questo non è il festeggiamento per il sottoscritto, ma per un nostro caro concittadino. È una festa dei cittadini del benestare per il proprio paese. Siamo qui stasera riuniti in questa piazza di benestare, dove sarà presentato, ed è stato già fatto, l'ultimo libro di Franco Blefari, Un paese di gesso. Romanzo popolare in versi da lui scritto in dialetto locale. Altri oratori illustreranno questo libro pieno di significato e di vita paesana vissuta. Non poteva assolutamente mancare a questa bella ed interessante manifestazione in onore del caro amico Franco Blefari, benestarese doc, scrittore e poeta dialettale che ha tanto onorato questo nostro paese. Un caloroso saluto e sinceri auguri di un avvenire sempre più prestigioso per questo affermato e conosciuto uomo di cultura. La mia presenza è anche motivo di rivedere tanti vecchi amici e clienti, anziani e giovani, che per quasi 50 anni mi sono stati vicini nell'esercizio della mia professione e anche politicamente. In questa manifestazione affiorano anche i ricordi. Solo voglio aggiungere che resto a disposizione per chi ha bisogno di me come medico e come amico. I ricordi del passato è come se fossero episodi presenti e attuali perché restano nella mente le cose più belle e significative di una vita dedicata al lavoro professionale nella quale rimane il vincolo di una sincera amicizia con la gente con cui si è convissuto per tanto tempo. A voi tutti presenti in questa piazza, oltre che all'amico Franco Blefari, all'autorità ecclesiastica, al sindaco e ai consiglieri comunali, agli impiegati del comune, ai giornalisti, al dottore Mirta, alle conosciute e stimate personalità della cultura locale e provinciale, e permettetemi anche ai paesani assenti i miei più cordiali saluti. Un abbraccio ideale per tutti voi, amici benestaresi, con tanta affettuosità ed un indelebile ricordo. Grazie.